La cucina ci regala sempre tantissimi spunti, mettendo a confronto i nostri gusti. Già lo zafferano mi ha assegnato il compito di svelarti la ricetta di una pastella per fritti, davvero particolare. Grazie agli albumi montati a neve ne otterremo una soffice e leggera. Vediamo come si fa. Iniziamo subito separando le uova, che devono essere fredde. In due ciotole separo gli albumi dai tuorli. Fa attenzione che i tuorli non finiscano negli albumi, altrimenti questi ultimi non monteranno. E adesso montiamo gli albumi a neve. Riaggancio le fruste e switcho le ciotole. Adesso in questa qui con i tuorli posso aggiungere un pizzico di sale e poi il latte. E adesso accendo nuovamente le fruste per mescolare il tutto. Non c'è bisogno di cambiare le fruste. Bene, tutto è amalgamato, non mi resta che aggiungere la farina. Così evitiamo i grumi. Ancora un colpo di frusta e ci siamo. Per una versione gluten free basterà sostituire la farina di grano con quella di riso, nella stessa quantità. È pronta! Non mi resta che aggiungere gli albumi montati. E con movimenti delicati dal basso verso l'alto mescolo il tutto. Ecco pronta la pastella. Per preparare la pastella senza uova, basterà versare la farina in una ciotola e stemperarla con dell'acqua freddissima aiutandoti con una frusta. Così eviterai i grumi. La pastella alla fine risulterà densa ma liquida. E adesso che conosci tutti i segreti, non ti resta che friggere. Ricorda solo che l'olio ideale per la frittura è quello di semi, mentre la temperatura deve essere sempre compresa tra i 170 e i 180 gradi. Cipolle, zucchine, peperoni, è solo qualche idea che noi ti suggeriamo, ma tu friggi tranquillamente quello che preferisci. La ricetta di Giallo Zafferano ti ha messo appetito? Cucinala anche tu e poi facci sapere.